così arrivi dritto al satellite, riportacci tu. Papà, non ti scalmana tanto, che poi devi uno sturbo, vedi te stai calmo. Sturbo? Quale sturbo? Sì. Oddio, lo sturbo! Oddio. Lo sturbo! Papà, che c'hai? Mi vado a stare male! C'è un medico, un infermiere, un farmacista, qua bisogna fargli qualche cosa! Papà! Ma non c'è nessuno! Fammi la respirazione bocca a bocca! Sì! No, forse è meglio di no! Lo sturbo! Papà! Papà! Ha segnato la Roma. Chi ha segnato? Di Bartolomei. Agostino? Sì. Agostino! Bellissimo! Mettere a fumare la pipa che te famo presidente della Repubblica! Roma! Non stava per morire. E te pare che lui muore mentre la Roma segna. E che va a passare per laziale? Roma! Tre gliene avevamo fatti, non dico tre! Sì, quel cornutore dell'arbitro non c'ha nulla per gol di Bruno Conti, ha capito? Fuori gioco, lì diceva, quale fuori gioco? Ma quale fuori gioco? È che siete romanisti e non ci volete stare. A parlare per laziale. Ma perché ci stanno ancora i laziali in giro? Ma non vanno ancora messo tutti al parco nazionale? Ma lo volete capire che siete una razza in estinzione? Ve devono mettere in mezzo ai camosci, perché già siete... Mosci, hai capito? Ti è. Ma dimmi un po', quest'anno la Lazio in che serie gioca? La Lazio è fuori serie, come ste 1000 lire, che infatti vanno al macero. Ti è. Il fatto è che avete sbagliato la campagna acquisti, ma lo sai chi dovevate comprare? Chi? L'arbitro, vero papà? Ma mica uno solo, uno per ogni partita. Ti è. Ti è. Ecco il caffè. Ma come, pure la tazzina giallorossa? E te credo, così si beve devi baciare i colori da Roma. Ma io non bacio mai niente, dammi un'altra tazza. Non c'ho altre tazze. Non c'hai altre tazze? No! Guarda, piuttosto che beverlo qui dentro, lo butto nel cestino. E fa come ti pare. Ecco fatto. Rifiuti. Roma deve essere pulita. Su, sì, romanisti. E guardasi un laziale deve venire a pigliare il caffè al bar Forza Lupi. Ma lo sai che io sto bar l'ho perso nel 42? Quando la Roma vinse lo scudetto. E lo sai come si chiamava il centravanti della Roma quell'anno? Mussolini! Amedeo si chiamava! Ecco perché il mio figlio si chiama Amedeo. Pensa tu se si chiamava Tardello Tardelli. Ma papà, si è fatto tardi, devo andare in ufficio, ci vediamo stasera, ciao Bazzetto. Hai capito, povera creatura mossa, deve attraversare tutta Roma tutte le mattine. Però è un ragazzo che mi dà tante soddisfazioni, sì. Ma ti immagini se mi lascia un fio laziale, Meglio frocio. In 20.000 ce ne vanno a Napoli domenica. Mi sono impegnato col presidente e 100 solo del bar Forza Lupi. Allora dammi queste 40.000 lire, Bazzetto. Ma siamo sicuri che è tutto compreso nelle 40.000 lire? Ma come, ho messo sul programma, ho messo partenza alle 8 da qui. Viaggio in pullman, arrivo allo stadio San Paolo di Napoli alle ore 11 domenica mattina. Partita e rientro a Roma in serata. E il da magnà è compreso? Tutto compreso, che vuoi magnà, Il caviale con lo champagne, che vuoi, I fagioli con le gotiche, che vuoi? Un pezzo di cacio, che vuoi? Oh, ma che te credi? Noi domenica andiamo in guerra, questo pensa a magnà, pezzo. Domenica non si magna, si combatte. Dammi i soldi, dammi. Hai capito che si combatte? Oh, mi raccomando, alle 8 precise qua, con le armi. Che armi? Come che armi? Tutto, bombe, razzi, petardi, fumoni, hai capito? I napoletani sono armati fino ai denti, sa. Ci hanno pure le rampe di lancio che hanno fregato a quelli della NATO. Io mi porto pane e cicoria, salvo ognuno. Cicoria. Oh, Amedeo! Ciao, papà. Vieni qua, vieni, Amedeo. Ciao. Bello di papà, ci mancavi solo te, sei al centesimo. Il centesimo di chi? E come di chi? Il centesimo per Napoli, no? E il bar Forza Lupi fornisce 100 soldati! 100 tifosi, insomma, la carovana giallorossa che deve sostenere a Roma nel difficile trasferimento di Napoli, come dicono i giornali, hai capito? Mi dispiace, papà, ma io non posso venire. E vabbè, non puoi venire? Ma che sei diventato matto?
Ma come la Roma va in trincea e tu rimani nelle retrovie? Mi dispiace. No, e tu non me lo puoi dare sto dolore. Ma allora sei ammattito davvero, non glielo puoi dare sto dispiacere a papà tuo. Ma come sei stato sempre un bravo ragazzo, ma che te pia adesso, che te pia? Si tratta di un affare delicato, papà. No. Domenica non mi posso muovere dalla fabbrica. Ma che burla, domenica vai in fabbrica, sì. Mo? Che te? Ci hanno avvertito che lunedì arriva la finanza. Il principale si fida solo di me. C'ho tutto in mano io, capisci? Ebbene, allora se è così... Però ti prometto che domenica vengo alla partenza del pullman. Così se non posso essere il centesimo a Napoli, sarò il primo a strillà. Forza Roma! A Roma! E tu sei sempre il figlio mio gagliardo e tosto! Posso essere io il centesimo? Ho sentito che non ci sono abbastanza romanisti. Oppure che non vogliono spendere. Ecco qua, ho portato le 40.000 lire. Gli anziani non sono ammessi nelle carovane giallorosse. Peccato, volevo venire a vedere la Roma che scaglia. Perché il Napoli gliene farà almeno 3. Senti, po', tu sei anziano, no? Ecco. E già sei disgraziato di nascita. Mo io dico, perché vuoi morire proprio oggi, quando con la salute che ti ritrovi potresti campare benissimo un altri 3-4 giorni? Vattene, oh! Lasciamo perdere. 3! Tre! Fermo, papà! Tre! Tre! Iettatore! Brutto! Dai! Come tutti gli anziani! A me è proprio vero che noi siamo più belli, no? Tre rigori ci ha annullato l'arbitro. Quel gran fio di una passeggiata archeologica. E volevano vincere per forza. Capirai, noi saremmo stati 20.000. Loro parevano 2 milioni. 2 milioni. Tamburi, butibù, tricche, ballacche, fuochi, mortaretti, sirene. D'altro po' arrivano pure i paracadutisti. Dio un po' a bazzetto. No, a me m'hanno dato una mattonata in testa. E meno male che m'hanno preso. Sono cascato per terra. M'hanno dato per morto e se ne sono andati. Oh, poteva essere commozione cerebrale. Ma che commozione? Quale commozione? Quelli non si commuovevano per niente. E la Davide come minavano. Sapete niente che ha fatto la Lazio ieri? Dice che ha vinto 3-0. In questo esercizio della Lazio non ce ne frega niente. Allora mi dica che ha fatto la Roma. Dice che ha fatto schifo. È Amedeo. Vero, Sormè? Amedeo! E via qua, Amedeo, vieni qui. E di a questo signore che tuo padre c'ha un record. E che record? Io sono l'unico in questo rione che non è stato mai in galera. Ho detto mai, manco un giorno. Mo pare che sto record sta per finire. Areci un po'? Vieni! Rangolo! Ma proprio qua lei viene sfottere, andiamo, forza! Che non sono sportivi, non ci vanno a stare. Già, perché lei ci sta. Ma io e lei dove ci siamo incontrati? Ma perché ci siamo incontrati? Beh, mi pare di sì. E dove? E ci siamo incontrati al bar. Usciamo da qui, ci siamo visti qui, già, no? Al bar. Però lei non è come gli altri romanisti, ha qualcosa di diverso. Ma che c'ho da diverso? Io vadi! C'è qualcosa... E allora si Lazio perde, guarda. Io ti rovescio questo bucale in testa così, pieno, si capisce? E se la Lazio vince? E non mi fa ridere, scusa, a Lazio vince. Ma che la vince a Lazio, con quei 4 paralitici che si ritrova. Tutto al più potrà vincere, che te devo dire? Una settimana di vacanze al trauma autologico. Poche chiacchiere. Se la Lazio batte la Roma, lei che penitenza fa? Guarda, se dovesse succedere l'impossibile, che la Lazio dovrebbe mi fa parlare, bene, io ti autorizzo. Questo bocale a fammo beve. Parola? Parola! Quale mano? La mano? E io do la mano a te. Io do la mano a un laziale. Ma che sei matto? Oh! E qui col fatto dell'amichevole. Possa via, cammina! Comunque avete sentito tutti, eh? Sì! Ah, sì? E allora mo senti questa. Per la Lazio!